Questa è la continuazione del video precedente, questo. Chi lo vede, se vede prima quello, se no non ha senso, mi raccomando. Allora, fammi vedere. Dove mi trovo? Ah, ok, vado là. Caspita. Il neoplatonico Psello ha scritto che la funzione della magia iniziatica era iniziare o perfezionare l'anima umana mediante il potere delle cose materiali, qui sulla terra, perché la facoltà suprema dell'anima non può da sola aspirare all'intuizione più sublime e alla comprensione della divinità. Nell'occultismo è frequente l'aforisma: la natura se senza aiuto fallisce. La vita naturale, cioè abbandonata a se stessa, isolata dall'influsso di un tipo superiore di vita o di coscienza, può produrre solo una cosa comune. Ci ricorda il sentimento degli alchimisti che esprimevano disprezzo per la loro materia prima, quale esisteva allo stato naturale o impuro nella condizione in cui si trova normalmente. Ma questa materia prima, purificata dall'arte psicochimica dell'alchimia, cioè l'iniziazione, viene trasformata nella cosa più preziosa del mondo, ma fino a quando non viene mondata e purificata, ha poco punto valore. La natura, tuttavia, aiutata a superare lo stadio in cui si è stata lasciata dagli uomini saggi e devoti, può trascendere se stessa. Per questo motivo, Psello afferma che l'anima in sé e per sé non può conseguire la divinità, a meno che non sia guidata da iniziati, e perciò assurta da un'altra vita. E appunto per compiere questa integrazione, per operare questa iniziazione, questa esaltazione della coscienza al di sopra del suo stato naturale fino alla luce divina, che esiste il sistema magico della Golden Door, o qualunque altro legittimo sistema iniziatico. La funzione di ogni fase della sua attività, l'intento dichiarato dei suoi rituali principali e l'affermazione esplicita del suo insegnamento consistono nell'assistere il candidato mediante la sua aspirazione e trovare quell'unità dell'essere che l'io interiore, la pura essenza dell'anima, la natura di Buddha. Il sistema non si limita a sottintenderlo con i suoi movimenti rituali e i suoi assiomi. Vi sono passi chiari e inequivocabili in cui queste idee sono espresse chiaramente. Troviamo scritto quindi che lo scopo dell'iniziazione e dell'insegnamento mistico è, per mezzo dell'intervento del simbolo del cerimoniale e del sacramento, guidare l'anima affinché possa sottrarsi all'attrazione della materia e liberarsi dall'assorbimento in essa, dove si aggira come in uno stato di sonnambulismo senza sapere da dove viene e dove va. Inoltre, nello stesso rituale celebrato in occasione degli equinozi d'autunno e di primavera, 21 marzo e 23 settembre, l'adepto capo officiante recita un'invocazione chiedendo una guida per lo Hierofantes, appena insediato. Viene chiesto che egli possa guidare bene e degnamente coloro che sono stati chiamati dalle tribolazioni, dalle tenebre alla luce, e questo piccolo regno del tuo amore, e fa inoltre sì che, precedendo per il tuo amore, con lui e per suo mezzo, essi possano passare dal desiderio alla tua casa, alla luce della tua presenza. Seguono poi le frasi lette del secondo e del terzo adempio: il desiderio della tua casa mi ha divorato e io desidero dissolvermi nell'essere con te. Qui sono tutte lettere grandi, te, tuo, seguono, no, seguono, desiderano. Infine, affinché non rimanga ombra di equivoco per quanto riguarda gli oggetti di questa divina teurgia, mi sia consentito riportare ancora una citazione tratta dal rituale. Riferendosi ai supremi e al tempio che anticamente veniva eretto in luoghi elevati, il discorso aggiunge: il tuo luogo sacro, vabbè, apro una parentesi. L'autore qui è Israel Regardie, un medico che per alcuni anni era stato segretario di Crowley, già membro dell'Ordine della Golden Door, ritenuto maturi i tempi per far conoscere al pubblico i rituali segreti di questo imponente ordine magico, e arrivati per la prima volta in quest'opera. Gli insegnamenti magici si dividono in due distinti parti. Questi sono 4-5 volumi, questo è il primo. Ripeto, non sto a fare cose perché chi li vuole acquistare e conosce, sono molto, ma non vi aspettate, rimanete delusi se cercate, anche perché quelli dopo ve lo leggo, si possono fare da soli, li devi fare tu, non li puoi prendere. Poi, vabbè, mo ci arrivo, mo mi perdo e va. Questo è il vero scopo che ci attende, perciò dovremmo sempre volgere adesso con fermezza l'occhio e l'aspirazione. Infatti, poiché la strada per giungere alla Sion spirituale richiede grandi sforzi, e poiché talora procede tortuosamente, si prova la grande tentazione di indugiare sul ciglio della via, di avviarsi per ameni,
vialetti laterali o di giocare distrattamente con i bastoni che hanno lo solo scopo di aiutarci a procedere. Ma non dimentichiamo a quale splendente città ci conduce la strada tortuosa e ben pochi pericoli possono colpire chi la segue con fermezza sino alla fine. Solo quando si dimentica la città eterna, la strada diviene difficile, assediata da pericoli invisibili. Aspetta, fatemi riaggiustare, i capelli non ce l'ho, ma è smatto. Ok. Come fa? L'occhio vuole la sua parte. Vabbè. Prima di cercare di descrivere alcuni punti salienti dei rituali brevemente, poiché, dato che sono riportati in questi volumi, è necessario studiarli individualmente e fare esperienza affinché sia possibile acquisire un punto di vista. Vabbè. È opportuno dedicare questa parola di spiegazione alla stessa arte di iniziazione cerimoniale. Una perfezione utile e significativa si può trarre dal commento di Jung alla traduzione di William del Tai I Ching, Hua Tsung Chi, il mistero del fiore d'oro, edizione Mediterranea, Roma 71, dove vengono spiegate le funzioni ritualistiche della magia. Le pratiche magiche, egli afferma, sono le proiezioni di eventi psichici. Ricordate che vi dicevo nel video Approccio al Divino, quello il primo, non quello. Andatelo a rivedere. Dovete riconnettere queste cose. Ma la pratica magica, egli afferma, sono le proiezioni di eventi psichici che, in casi come questi, esercitano una controinfluenza sull'anima e operano come una sorta di incantesimo sulla personalità, vale a dire per mezzo di queste performance concrete l'attenzione, o meglio l'interesse, viene riportato su un sacro regno interiore che è la fonte e la meta dell'anima. Questo regno interiore contiene l'unità della vita e della coscienza che, benché posseduta un tempo, è andata perduta e deve essere ritrovata. Da un certo punto di vista, gli officianti che partecipano ai rituali rappresentano appunto tali proiezioni psichiche. Essi rappresentano, come i personaggi dei sogni, aspetti diversi dall'uomo stesso, personificazioni di principi psicologici astratti inerenti allo spirito umano tramite mezzi dichiaratamente artificiali o convenzionali della proiezione drammatica di questi principi personificati in una cerimonia ben ordinata, si induce una reazione nella coscienza. Tale reazione è calcolata in modo da destare della condizione di sonno quella facoltà prima latente, rappresentata oggettivamente dagli officianti del tempio dell'iniziazione. Senza il minimo sforzo conscio da parte dell'aspirante, questa delineazione esteriore delle parti spirituali produce una corrente involontaria di simpatia che può essere sufficiente a realizzare lo scopo della cerimonia di iniziazione. Il fascino estetico esercitato dall'immaginazione, a parte quella che può essere chiamata la virtù magica intrinseca di cui tratta piuttosto a lungo i documenti Z1 e Z3 della Golden Dawn, stimola ad un'attività rinnovellata la vita del regno interiore. L'azione di questo tipo di rituale drammatico è tale che l'anima può scoprirsi esaltata al culmine e durante l'elevazione mistica può ricevere la rivelazione della luce. Applicando dunque queste idee al neofita, vabbè, così indicato perché non viene attribuito a nessuna delle numerose o sefirot dell'albero della vita. Mi salto. È quasi finito. Ah no, cavolo. No, cavolo per me, non per voi. Ops, chi è? Porca miseria. No, quello l'ho letto. Sì. Allora, dai, veloce. Il caos, la tenebra, le porte della terra della notte, uno stato doloroso, ma indispensabile se si vuole progredire e trascendere il caos preliminare. Se su queste rovine si può erigere il nuovo tempio della luce, perché è sempre dalle macerie e dai rifiuti che vengono scelti i materiali per la manifestazione della divinità. Questi simboli hanno un duplice riferimento, non soltanto richiamano le epoche dell'evoluzione creativa, il cui ricordo è svanito da molto tempo persino nella memoria della natura, ma anche le recapitolazioni di
di tali periodi nell'ambito del progresso personale lungo la via. L'aspirante sulla soglia dell'iniziazione, osserva giustamente Crowley, si trova assalito dai complessi che lo hanno corrotto e che lo tormentano con la loro esteriorizzazione. La sua torturata riluttanza ad eliminarli lo precipita in tali prove e traversie da farlo apparire ai suoi occhi, a quelli altrui, trasformato da uomo nobile e retto in un innominabile briccone. Sono queste le esperienze che toccano ogni aspirante quando l'iniziazione gli impone la rivelazione che tutto è sofferenza. Anzi, io ritengo che il criterio di segnale distintivo dell'iniziazione riuscita sia il ricorrere di queste esperienze e di altre assai simili. L'intero universo, sotto lo stimolo degli elementi magici e dell'analisi interiore, sembra crollare come un castello di carta. Questa è la parte solvula della formula alchemica. Vabbè. L'analisi deve precedere la sintesi, la corruzione è la base primitiva di cui viene estratto l'oro puro dello spirito. Inoltre, i trattati alchemici descrivono in modo eloquente il carattere velenoso di questa condizione, che sebbene estremamente sgradevole e indispensabile, e il suo avvento è almeno un sintomo di un buon lavoro, si ritiene che non sia possibile ottenere risultati più elevati se prima non si è prodotto questo tipo di mutamento. Per quanto lo permettono la natura dell'ambiente e il potere creativo dell'io personale, il compito espresso dalla forma consiste nel raccogliere e nel rimodellare in modo più consono i propri desideri. Anche qui gli alchimisti insistono incrollabilmente sull'aforisma: la natura senza un aiuto fallisce. Infatti l'alchimista, così afferma la tradizione, incomincia la sua opera laddove la natura ha desistito. E quando il fenomeno, questo fenomeno ricorre spontaneamente in natura, il risultato e l'esito, la coagulazione degli elementi precedentemente dissolti, non sono molto dissimili da ciò che esisteva in precedenza, ma con la tecnica dell'iniziazione il caos viene sollevato e fermenta, affinché con l'aiuto dell'invocata luce bianca dello spirito divino possa evolversi una specie superiore dell'essere illuminato. Nei due diagrammi dell'altare, uno chiamato il giardino dell'Eden mostrato al grado di Patriarcus e l'altro chiamato la caduta, mostrano nel grado di filosofo, tutte queste idee vengono ampliate e sintetizzate, è opportuno studiarle accuratamente e farlo oggetto di lunghe meditazioni perché contengono molte indicazioni dei problemi spirituali e psicologici che assediano colui che percorre la via e riassumono l'intera filosofia della magia. Molti accenni che possono essere utili alla meditazione sono contenuti in The Curse from a Philosophic Point of View, la maledizione da un punto di vista filosofico, del secondo volume. A proposito del mito di Prometeo e del risveglio di Noè, poiché questi due diagrammi sono riprodotti nel testo, non è necessario aggiungere da questo impulso e questa autocoscienza sono le prime implicazioni di Da'at. Il suo significato è un tipo superiore di coscienza, l'inizio di una rinascita spirituale, funge da anello di congiunzione autoevolutosi tra il genio superiore da una parte, in pace con la sua dimora superna, e dall'altra con l'anima umana legata alla caduta al mondo dell'illusione, dei sensi e della materia. Fino a quando l'autocoscienza e la coscienza acquisita non vengono rivolte a fini nobili e altruisti, la sofferenza sarà inevitabile. Il drago rosso, il potere invertito dell'Eor, per l'Eros continuerà a devastare il piccolo regno dell'io fino a quando si schiuderanno ai livelli più profondi del nostro inconscio, riconciliandoli e unendoli nella nostra visione conscia, vincendo così il nemico e ricacciandolo nel suo reame. In tal modo noi possiamo utilizzare, ma senza ignorarli o sopprimere, l'esperienza della vita e i suoi frutti per trascendere i nostri limiti personali e conseguire un participation mystique su un livello più alto di autocoscienza. Mi sia consentito citare le parole particolari del Calzante di Jung a proposito della caduta, quando la base fondamentale del Rauch, lo spirito, è stata attratta al regno degli involucri o gusci, o quando Malkut si è dissociato dagli altri Sefirot, la coscienza, così strappata alle sue radici, non più in grado di appellarsi all'autorità delle immagini primordiali, possiede una libertà prometeica, è vero, ma partecipa anche alla natura dell'ibris, senza Dio. Volteggia sopra la terra, sopra l'umanità, ma c'è il pericolo di precipitare, certo, non per tutti gli individui, ma collettivamente per i membri più deboli di tale società che, come Prometeo, sono incatenati al Caucaso dell'inconscio. L'adepto non deve essere isolato alle proprie radici del contatto con le basi vitalizzanti necessarie del tuo inconscio, deve unire e integrare i vari livelli di tutto il suo albero. Il suo compito deve essere quello di preparare e sviluppare le forze titaniche del suo mondo sotterraneo affinché divengano come una bestia poderosa ma docile da cavalcare.
Poi qui il grado di ademptus minore, come spiega, vabbè, questa ragione giudico la Golden Dawn una tecnicizzazione suprememente inestimabilmente importante per l'umanità in generale. Esso è l'opera della psicologia accademica, può trovare una conclusione, vabbè. Sorgi, splendi perché la tua luce è giunta. Poi c'è il grado di filosofo, poi c'è qui. Niente. Poi se fa tante visite che vi piace, vi continuo altri passi, ve lo leggo pure tutto se volete. Dall'intuizione più alta prodotta dalla coscienza, perciò queste armi e questi strumenti magici sono rappresentazioni simboliche di eventi psichici, di forze inerenti alla potenzialità dell'uomo interiore, fabbricandoli personalmente. Riparto da sopra perché è quello che mi riacca l'audio. Un'altra cosa su cui è necessario un breve commento è il problema degli strumenti. Sei stato lieto di fornire illustrazioni e colori perché sono così, vabbè, purtroppo non sono. Quindi vengono illustrati. Inoltre raccomando allo studente serio di addossarsi personalmente il compito di fabbricare questi strumenti. Ricordo quando dicevi tarocchi, io lo faccio io. Certo, non che me lo sogno, ma io. Gli spunti sempre guidato. L'iniziazione deve essere sempre guidata, l'autoiniziazione deve essere guidata, non da un uomo. Realizzati in modo semplice, non parlare della conoscenza acquisita di processi intuitivi, ecco, conoscenza intuitiva, quella è la base di tutto. Che vengono stimolate a tale ambiente, giustificano la frase, vabbè. Intuizione fabbricandoli personalmente e voilà, le sono fatte, qua c'è tutto il ricordo. Ok ragazzi, quando avrò tempo, ma qua bisogna stare attenti, c'è il Corano pure in italiano, pure in arabo, vediamo, ho trovato dei versetti assai cosi, ne anticipo solo uno. Ricordo quando il biglino dice, oh là la carne brucia agli interni, guarda qua, Sura 6, versetto 146. Ai giudei abbiamo vietato tutti gli animali ugolati, vietammo loro il grasso dei bovini e dell'ovina, a parte quello del dorso, delle viscere e quello frammisto a ossa. Così li compensammo della loro ribellione. In verità noi siamo. Vedi come si va a ricordare il moto? Mo che trovo abbastanza farci un video, ci facciamo un videetto. See you later, alligator.